Nelle applicazioni, molte funzioni nascono come inverse di altre funzioni. Questo è vero anche per alcune funzioni elementari, come la funzione logaritmo, che è l'inversa dell'esponenziale. Data una funzione f e la sua inversa, indicata col simbolo f alla meno 1, cerchiamo una formula per calcolare la derivata di f alla meno 1 usando come ingrediente la derivata di f. Cominciamo ricordando due fatti importanti sulla funzione inversa. Il primo è che ogni funzione strettamente monotona su un intervallo i ammette un'inversa naturale. Indicato con j, l'intervallo dei valori assunti da f, l'inversa di f è definita da j a valori in i in questo modo. Fissato un valore b in j, consideriamo la retta orizzontale di equazione y uguale a b e osserviamo che la retta interseca il grafico di f in un unico punto p. Il valore della funzione inversa di f in b è definito proprio come l'ascissa di questo unico punto di intersezione, ovvero f alla meno 1 in b è l'unica soluzione a in i dell'equazione f di x uguale a b. Riassumendo, f alla meno 1 di b è uguale ad a se e solo se f di a è uguale a b. Osserviamo che ciascuna delle due funzioni smonta il lavoro fatto dall'altra. Infatti, dato un qualunque a in i, sostituendo nella prima uguaglianza il valore di b con f di a, otteniamo che f alla meno 1 di f di a è ancora a. Analogamente, f di f alla meno 1 di b è uguale a b per ogni b in j. Il secondo fatto è di natura geometrica. I grafici di f e di f alla meno 1 sono simmetrici rispetto alla bisettrice y uguale a x. Questo significa che se un punto di coordinate AB appartiene al grafico di F, allora il punto simmetrico di coordinate BA appartiene al grafico dell'inversa e viceversa. Siamo ora pronti ad enunciare il teorema sulla derivata della funzione inversa. Se ha F da I a J, una funzione continua e strettamente monotona, e se ha F alla meno 1, la sua inversa definita da J a I. Supponiamo f derivabile in un valore a e poniamo b uguale ad f di a. Allora, se f' di a è diverso da 0, la funzione inversa è derivabile in b e la sua derivata in b è 1 fratto la derivata di f calcolata in a. Dunque, per ottenere la derivata dell'inversa basta calcolare il reciproco di f'. Attenzione però al fatto che le derivate di f e di f alla meno 1 sono calcolate in due valori diversi. Se voglio la derivata dell'inversa in un certo valore b, devo calcolare f' in a, dove a e b sono legati dalla relazione b uguale ad f di a, o equivalentemente a è uguale ad f alla meno 1 di b. E questo è il punto a cui prestare più attenzione quando si usa la formula. Vediamo un esempio. Calcoliamo la derivata della funzione logaritmo naturale di x come inversa dell'esponenziale e alla x. Quindi chiamiamo f di x uguale e alla x e f alla meno 1 di x uguale logaritmo naturale di x. Innanzitutto fissiamo un valore b positivo. Per calcolare la derivata di f alla meno 1 in b, ho bisogno della derivata di f. Nel nostro caso, la derivata f' di a alla x è e alla x. Questa derivata va calcolata in un certo punto a, legato al valore b da questa relazione. Per noi significa che b è uguale e alla a, o equivalentemente che a è il logaritmo naturale di b. Quindi abbiamo che f' di a, che è uguale e alla a, è uguale a b. Poiché f' è diverso da 0, possiamo applicare la formula della derivata inversa e otteniamo
f alla meno 1 primo in b è uguale a 1 su b. Il calcolo che abbiamo appena fatto vale per ogni b maggiore di 0. Quindi possiamo concludere che la derivata del logaritmo è uguale a 1 su x per ogni x positivo. Ecco da dove viene la formula riportata in tabella. Ma perché la formula per la derivata dell'inversa è questa? Possiamo scoprirlo pensando al significato geometrico della derivata, che rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione nel punto corrispondente. Qui vediamo i grafici di f e della sua inversa, che sappiamo essere simmetrici rispetto alla bisettrice y uguale a x. Disegniamo sul grafico di f il punto P di coordinate AB e la retta tangente in P, che ha coefficiente angolare m piccolo dato da f' di A. Nel nostro caso f' di A è diverso da 0, così anche m è diverso da 0. Disegniamo poi sul grafico dell'inversa il punto Q di coordinate BA e la retta tangente in Q, il cui coefficiente angolare m grande è dato dalla derivata di f alla meno 1 in B. Ora, poiché i grafici di f e di f alla meno 1 sono simmetrici, anche le due rette tangenti sono simmetriche rispetto alla bisettrice. E questa è la proprietà chiave. È infatti noto dalla geometria analitica che i coefficienti angolari di due rette simmetriche rispetto alla bisettrice sono l'uno il reciproco dell'altro, cioè m grande è 1 su m piccolo. Ricordando che m grande e m piccolo sono i valori delle derivate dell'inversa in B e di f in A, abbiamo così scoperto da dove nasce la formula per la derivata dell'inversa.